Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo con un focus on, torniamo nel mito greco su richiesta di molti a quanto pare e prendiamo un argomento molto gettonato che molti mi avete richiesto. Oggi un bel focus on, bello concentrato su una delle divinità meno apprezzate in tutto il pantheon greco e una delle divinità molto apprezzate, più apprezzate nel pantheon romano. Oggi parliamo del bellicoso Ares. Banda alle ciance e sigla! Partiamo dall'assunto che Ares non se lo cagava di striscio praticamente nessuno in Grecia. Quasi nessuno. Il suo nome etimologicamente dovrebbe significare il furibondo, il violento, ed infatti questa sua radice ricompare in molti soprannomi dati ad altre divinità come Zeus Areios o Atena Areia o addirittura Afrodite Areia, che significherebbero per l'appunto Zeus, Atena, Afrodite, furiosi, furibondi o anche bellicosi. Di conseguenza non era assolutamente una delle divinità più pregate nel mondo greco. Anzi, era Atena quella che vinceva su tutto, era la guerra vera, era Atena. Ares era un bambinetto che andava in giro a picchiare quelli che erano più piccoli di loro e scappava piangendo quando veniva a sua volta picchiato, anche solo sfiorato. In pratica il dio dei bulli. Ma andiamo con ordine, perché non tutti odiavano Ares. Difatti rimane Sparta. Sparta infatti era famosa per avere una statua di Ares al centro della sua città incatenato, come per dire che lo spirito combattivo e la violenza e la vittoria anche in battaglia non potesse mai andare via da Sparta perché incatenata lì. Ed è praticamente l'unico esempio di tempio veramente dedicato ad Ares, perché per esempio ce n'era uno ad Atene dedicato ad Ares, ma fu costruito in epoca romana ed era dedicato a Marte, non ad Ares, che sono praticamente due cose completamente diverse. Non era neanche particolarmente adorato in terra Tracia, perché secondo la storia greca, la mitologia greca, Ares sarebbe nato in Tracia, dove risiedevano popoli barbarici e bellicosi. Arriviamo quindi un po' alla storia di questo dio. Chi è Ares? Secondo la maggior parte delle versioni, Ares sarebbe uno dei pochissimi figli legittimi di Zeus, ottenuto dal matrimonio con Era. Secondo infatti questa versione del mito, sarebbe uno dei figli principali della coppia non plus ultra dell'Olimpo e avrebbe due sorelle dirette, Ebe e Ilizia, dea della gioventù e del parto o dei dolori del parto. Secondo altre versioni, invece, quelle che piacciono di più al buon Fedini di Olimpo Gioie e Disagi, Ares sarebbe il fratello gemello di una dea molto importante, Eris, dea della discordia. Secondo Ovidio, e quindi siamo in tempi romani molto più recenti, i due, ovvero Ares e Eris, sarebbero nati non da Zeus e Era, ma dalla sola madre degli dei, che è gelosa sempre del fatto che Zeus aveva generato Atena da un mal di testa, rimase praticamente incinta di questa coppia di gemellini toccando un fiore di loto. Sulle origini di Ares non c'è molto altro da dire, sono pressappoco queste. Il suo fatto di essere fratello della discordia stava a indicare che effettivamente era un portatore di guai senza precedenti, e alle volte addirittura compagno di Eris. E l'abitudine di giacere con le sorelle rimane spesso e volentieri un punto cardine di questo dio. Molte volte, infatti, è associato alla dea Enio, che è a quanto pare un'altra sorella di Ares, non meglio precisata, ma in realtà dovrebbe far riferimento a una divinità molto più antica della mitologia greca che conosciamo tutt'oggi, che è la dea associata allo spargimento di sangue, alla violenza o addirittura alle urla di battaglia. Ma qui c'è una piccola differenza, perché effettivamente c'è una seconda dea che molto spesso accompagna Ares in guerra, che si chiama... E ragazzi, vi giuro, mi sono smerdato davanti alla telecamera, ma non sto scherzando, si chiama Alala ed è la dea dell'urlo di battaglia,
che Ares ha utilizzato, ha proprio preso il suo nome per coniare il suo urlo di battaglia, che è l'urlo di battaglia dei greci, e di Xena, la principessa guerriera. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Cioè, Ennio però a livello religioso come dea è molto importante, non tanto per quello che era nel mito greco quanto per quello che diventerà nel mito romano, perché a Roma diventerà la dea della guerra di nome Bellona, di cui a breve parleremo. Altri compagni abituali di Ares erano creature divertenti come Polemos, incarnazione della guerra, Kratos e Bia, i due fratelli che identificavano la forza bruta e la violenza. Insomma, Ares è il dio della guerra più brutta. Ecco cos'è Ares, ecco perché viene disprezzato. E questo giovanotto bello, aitante, molto muscoloso, ma che va in battaglia nudo, al massimo con uno scudo in mano e un mantello sulle spalle, è la incarnazione della violenza e della sete di sangue, è la guerra nel suo aspetto più selvaggio, più primitivo. Ecco cos'è Ares, ed ecco perché i greci lo disprezzavano, perché i greci sono quelli che hanno inventato la falange oplitica, le prime strategie di battaglia. Parliamo con quelli che hanno applicato il cervello all'arte guerresca. E tutto il mito costruito sulla figura di Ares sta a identificare quanto venisse in realtà preso di poco conto lo stesso dio rispetto ad altri dei della guerra di molto superiori a lui. Ciò nonostante, in realtà, la figura di Ares è a dir poco terrificante nelle sue descrizioni fisiche, perché questo bel giovanotto muscoloso e prestante che ulula... Alalalalala! Porca puttana! Mentre va in guerra con uno scudo e una spada, una lancia in mano, viene accompagnato da i Macai, che sono degli spiriti assetati di sangue che identificano le battaglie, e cavalca su una quadriga trainata da quattro cavalli immortali che sono completamente neri e sputano fiamme dagli occhi e dalla bocca, e inoltre ai mastini di Ares, che sono mastini infernali altrettanto fiammeggianti che accompagnano il dio in guerra. E fa paura, Ares fa comunque tanta paura, come fa paura effettivamente la violenza assurda che si sparge in guerra. Come se ciò non bastasse, in battaglia viene sempre accompagnato da due dei suoi figli divini preferiti, Deimos e Phobos. Paura e terrore, è una metafora ovvia, capitela. Però, nonostante tutto, Ares nel mito greco non fa praticamente nulla se non prendere mazzate. Probabilmente il primo mito che lo vede protagonista è la nascita della città di Tebe. L'eroe Cadmo, infatti, ebbe un vaticinio dall'oracolo di Delfi di inseguire una determinata mucca e creare una città nel luogo in cui si fosse fermata. La mucca ovviamente si va a fermare nei pressi di una tana di un drago marino particolarmente violento consacrato ad Ares, che Cadmo ucciderà. Ed effettivamente, su consiglio degli dei, ovvero della dea Atena che faceva e disfaceva quello che voleva, Cadmo prese i denti di questo drago e li piantò nel terreno, dando origine a un esercito di soldati, gli Sparti, che lo aiutarono a costruire la città di Tebe. Ovviamente poi Cadmo dovette in qualche modo espiare la colpa di aver ucciso un animale sacro o un dio, servendo Ares per, mi pare, 8 anni, per poi tornare a Tebe come se nulla fosse. Semplicemente questo è il ruolo di Ares in tutto questo. Le storie più comuni di Ares invece fanno capo semplicemente a una cosa: sesso e filiazione. Difatti è famosissimo per il rapporto clandestino con Afrodite, che è sua compagna abituale da sempre, e per l'innumerevole prole di figli che vanno in giro a squartare gente e che quindi l'eroe di turno deve andare in qualche modo a fermare. La storia di Afrodite e Ares in realtà ve l'ho raccontata più volte, tanto nel video su Afrodite quanto in quello di Efesto. La passione guerresca e la passione amorosa sono compagni da sempre, con buona pace nelle corna di Efesto, anche quando poi Ares verrà preso, colto nel sacco da quella rete magica appostata, messa lì, da Efesto stesso, che costerà
in realtà le risate di tutti quanti gli dei, non solo nei confronti di Ares e Afrodite, ma anche nei confronti di Efesto stesso, quindi lasciamo perdere. Però vi basti sapere che da Afrodite ha avuto una marea di figli, alcune versioni addirittura ci dicono che Eros è il figlio di Ares e Afrodite, quando però sappiamo che Eros probabilmente è molto più antico. Il terzetto di figli principali sono però Deimos, Phobos e Armonia, che sono rispettivamente paura, terrore e armonia, come se andasse a bilanciare l'opera dei fratelli e del genitore. Ci sono poi, e qui li leggo, Adrestia, che è la dea della vendetta, Imeros, che è il gemello di Eros in alcune versioni dei miti, Anteros, che è un'altra divinità dell'amore, della divinità dell'amore non corrisposto, Potos, che come Imeros è un'altra divinità dell'amore, dovrebbe identificare la passione sessuale. E secondo altre versioni anche Priapo, ma qua Priapo in realtà c'ha parenti un po' più importanti di Ares. Poi ci sono così tanti altri figli ottenuti da queste mortali o da queste ninfe di turno, che effettivamente Ares si dimostra essere degno figlio di suo papà Zeus. Ed è proprio a causa di questi rapporti e di questi figli che Ares le prende spesso e volentieri in testa, sempre. Difatti la prima grande figura di merda che fa Ares nei confronti degli altri dei avviene quando per l'appunto viene scoperto nel letto di Efesto mentre concupisce Afrodite. E questo avviene perché Elio li scopre mentre una notte stavano giacendo in una casupola in Tracia. Questo avviene perché Ares effettivamente aveva messo una guardia fuori dalla porta di questa casupola mentre faceva robe con Afrodite, affinché lo avvisasse e facesse in modo che Elio non guardasse dentro quella casa. Ma la povera guardia, un soldato scelto di Ares, prima del sorgere del sole aveva preso sonno e quindi non si era accorto che Elio stava passando sopra i giri greci, e il dio del sole vide il fattaccio, al che Ares punì il ragazzo di nome Aletrione, che da quel giorno in poi si tramutò in un animale che appena sorgeva il sole apriva gli occhi e cantava. Alectrion in greco significa gallo. Questa è la nascita del primo gallo. Di conseguenza Elio andrà da Efesto e confesserà quello che ha visto, ed Efesto farà quello che già sappiamo. I misfatti però non finiscono qui, perché un fratello di Ares si scontrerà con uno dei figli di Ares. In Macedonia, infatti, viveva un tal Cicno, un essere a metà fra l'umano e il mostro, perché sterminava chiunque ed era intenzionato a costruire un tempio per suo padre Ares solo di ossa delle persone da lui uccise. Ciò porterà l'eroe greco per eccellenza, Eracle, a intervenire su richiesta popolare per affrontare Cicno, che verrà prontamente sconfitto da Eracle, ma l'uccisione di Cicno attirerà le ire di Ares, che in fretta e in furia scenderà sulla terra, cercherà di affrontare Eracle, si beccherà buone mazzate e prima di essere finito se ne scapperà di nuovo sull'Olimpo. O in Tracia, a seconda delle versioni. Perché tendenzialmente Ares fa così: appena viene ferito una volta, essendo nudo, non portando armatura, se la coniglia via e torna a nascondersi nella gonnella di mamma. E questo mamma Era in realtà lo sa bene. Nell'Iliade, infatti, Ares viene richiamato nei cieli proprio da mamma Era dopo una lunga sequela di cavolate. Ares infatti in un primo momento si schiera dalla parte dei greci, ma viene convinto da Afrodite, chissà come, chissà perché, a passare dalla parte dei troiani e scendere in battaglia contro i greci, contro gli Achei. In tutto questo ferirà gravemente e ammazzerà un bel po' di gente, fino a quando Era, convinta che prima o poi Ares si sarebbe scontrato con qualche suo fratello e sarebbe morto male, convince Zeus a creare una sorta di intervento, al che viene scelto il povero Diomede come casus belli, diciamo così. Diomede infatti viene incaricato dagli dei di combattere contro Ares. Lui lancerà la sua lancia contro il dio che, guidata da Atena, ferirà Ares, che come al solito se la coniglierà. Ares tornerà dalla mamma, che lo voleva lì, ha fatto tutto quanto apposta per tenerlo al sicuro, come hanno fatto con Afrodite più o meno, però in realtà Ares cercherà di tornare sul campo di battaglia per affrontare Atena, e Atena lo prenderà a sassate e lui se ne scapperà via di nuovo. A sassate, ragazzi, gli getta una pietra addosso e Ares se ne va.
E quindi sto dio della guerra, della violenza, lo spargimento di sangue, che ha come simboli i cani da guerra, gli avvoltoi, lo spargimento di sangue, anche le fiamme delle volte, no? Se la coniglia per una ferita che riceve di Striscio ogni tanto. Ecco perché tutti quanti preferiscono Atena. Per aggiungere ulteriore beffa, a quanto pare all'origine dei tempi, il buon Ares è stato anche rapito e tenuto prigioniero in un vaso magico per 13 mesi lunari, per un anno. Oto ed Efialte, di cui ho già parlato in Mitologicamente Parlando, che erano due giganti che volevano portare guerra all'Olimpo, avevano imprigionato proprio il dio della guerra in questo vaso per tenerlo lontano dall'Olimpo. E fu solo grazie all'intervento di Hermes, che riuscì a infiltrarsi fortunosamente nel nascondiglio di questi due giganti, che Ares fu effettivamente liberato dai suoi vincoli. Ora, questa è tutta la storia greca di Ares. Non c'è quasi nient'altro da dire, qualche dettaglio qua e là. Però ci sono altri due figli di Ares, ovvero di Marte. Presso Roma, Ares assorbe Atena. Diventa un dio della guerra disciplinata, violento, selvaggio, ma militarizzato, disciplinato, sa disporre le truppe, si veste con le armature o al massimo va a petto nudo ma con scudo, lancia, carro, elmo e mantello. Viene rappresentato come un uomo più maturo, spesso con la barba, e diventa Marte. Un dio che probabilmente si va a fondere con un dio precedente etrusco o addirittura con dei dell'influenza celtica e norrena, tanto che Marte, dio romano, non solo è il dio della guerra disciplinata, togliendo ad Atena, ovvero Minerva, questo ruolo, relegandola alla dea delle arti minori, ma diventa un dio agricolo e spesso e volentieri associato anche al tuono e al cielo. Potrebbe essere derivato addirittura da Thor e Tyr. A Roma effettivamente Marte diventa il secondo dio più importante nominalmente, il dio più importante nei fatti, perché rimaneva Giove, padre di tutto, quindi il più importante, però Marte era decisamente il più adorato e più apprezzato per motivi di civilizzazione, perché i romani erano un popolo particolarmente bellicoso, ma di quella belligeranza sempre intelligente, sempre strategica, molto apprezzata anche dai greci, ricordiamocelo. Diventerà quindi il padre dei veri fondatori di Roma, tra l'altro mischiando ancora una volta il sangue con Afrodite, visto che poi, retconnettendo tutto in età imperiale, Roma è stata fondata dagli eredi di Enea, che era a sua volta figlio di Afrodite, quindi ancora una volta l'unione fra passione amorosa e passione guerresca. I templi e l'adorazione di Marte ai tempi di Roma erano immensi e innumerevoli, tanto che i soprannomi di Ares greci come rovine degli uomini, signore della violenza, signore del sangue in battaglia, uccisione dei uomini e robe del genere diventano Marte protettore, Marte signore degli eserciti, addirittura Marte vendicatore, Ultor. Termine che viene affidato al dio dallo stesso Ottaviano Augusto quando avrà vendicato la morte di suo zio Giulio Cesare, con costruzione di apposito tempio, ovviamente. E nonostante tutto, questo è tutto quel che c'è da dire su Marte, perché non ci sono tante altre grandi storie su Marte in epoca romana. Ares ha già poche storie di per sé ed è poco importante. Marte era adorato per una funzione simbolica. I romani erano guerrieri e avevano tante divinità della guerra, tant'è che divinizzano una divinità minore, Enio, rendendola bellona, cioè signora della guerra e campionessa di Smite. Ma in realtà, grosso modo, è questo tutto quello che c'è da dire, a parte il fatto che, ve lo ripeto, Marte viene associato poi dai romani anche all'agricoltura, all'espansione delle città, quindi anche ad aspetti molto più costruttivi e positivi, ma su influenza di divinità oltre le Alpi, in pratica, oppure dei vicini etruschi. Detto questo, cultura popolare. Ares, dove lo troviamo? In Hercules, in cui è tutto fuorché quello che dovrebbe essere Ares, cioè la panza è basso, è vecchio, è pelato. Non è vero, non è vero. Lo troviamo in tutta la saga del Riordanverse, in cui vengono ripercorsi alcuni dei momenti più bassi della sua vita, compresa la sua prigionia nel vaso di Oto ed Efialte. Ovviamente lo troviamo come campione in Smite, in cui è un tank con cui non mi trovo neanche tanto male, però non mi piace molto come classe.
E ovviamente in God of War, dove è mantenuta la sua indole violenta e barbarica e il disprezzo che tutti gli altri dei provavano nei confronti di questo povero Ares, perché lo disprezzavano tutti quanti nell'Olimpo, persino Zeus, però lì è un figo della Madonna in confronto a quello che è effettivamente Ares nel mito, cioè l'ha migliorato tantissimo in realtà. Detto questo, io potrei anche fermarmi qui. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, grazie per tutte quante le iscrizioni, mi piace le condivisioni a questo tutti quanti gli altri video. Se il canale vi piace, continuate a sostenere come vostro solito, iscrivendo, lasciando commenti, mi piace e condividendo i video, mi raccomando. Spero che questo exploit su uno dei dei più bistrattati del mito greco, ma più adorati del mito romano, vi sia piaciuto. Io vi ricordo inoltre che trovate i link per la piattaforma Viola in cui streamo ogni lunedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, il link a tutte quante le pagine social, i link per sostenere il canale economicamente attraverso Patreon, Ko-fi, PayPal, eccetera eccetera, il link anche per lo store di Cronache di Topolino, dove potete acquistare Sortisia, l'anticamera della follia, fumetto scritto da me e disegnato da Ballock, anche perché per il Luca Comics uscirà il nuovo numero di Sortisia in cui Sortisia fa la youtuber, quindi crossover definitivo, finita lì. E detto questo, noi ci... E inoltre vi ricordo che c'è anche il link per la mia pagina Doceti, perché presto upperò qualcosa di nuovo lì che potrebbe interessare molti di voi. Quindi mi raccomando, state attenti lì. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Bye!